prima convention di Brindisi Avanti Insieme questa mattina, tema dell'incontro solidarietà e lavoro. Di cosa si tratta e perché avete deciso di organizzare questa convention intanto? Diciamo che abbiamo fortemente cercato di organizzare questo incontro perché sono due temi importantissimi che in una società attuale dove c'è una situazione di disagio particolare nel nostro territorio, ma anche a livello nazionale, sono temi importanti, sono le basi per poter costruire una ricrescita, una ripartenza. Noi come associazione abbiamo sempre contribuito dal punto di vista associativo e quindi dal punto di vista della solidarietà a stare vicino al cittadino. Chiediamo questa cosa anche ai partiti, alle altre associazioni, al cittadino stesso per poter fare una sinergia e cercare di dare un contributo valido a questa città. Ecco, fra i vostri relatori ci sono appunto persone di varie collocazioni politiche, e non è un caso questo, immaginiamo? Assolutamente no, come dicevo prima, appunto noi cerchiamo di creare una sinergia tra vari schieramenti politici, movimenti, ma le stesse associazioni, i stessi cittadini. Vogliamo cercare un dialogo, cercare un confronto, cercare un dibattito per trovare le soluzioni, nuove idee, e soprattutto perché secondo noi da questi incontri nascono comunque le soluzioni per un miglioramento totale. Brindisi Avanti Insieme scenderà alle prossime amministrative, scenderà in campo? Non è nelle nostre idee adesso parlare di politica né di pensare a organizzare delle campagne elettorali. Noi vogliamo dare un contributo alla città, l'abbiamo dato in questo anno e speriamo di darlo ancora in futuro.